Termina sull'1-1 il ventoso match di Livorno tra gli Amaranto e il Follonica Gavorrano. La partita inizia con un'ora di ritardo, con l'orario posticipato a causa del vento e con un minuto di silenzio osservato dalle due squadre per le vittime del maltempo in Toscana. Il Livorno si schiera in maglia bianca con il 3-5-2, mentre il Follonica Gavorrano in maglia rosso-blu con il 4-4-2. Pronti via, e al terzo minuto il Follonica Gavorrano prova a rendersi pericoloso. Grifoni si invola sulla sinistra e mette in mezzo la palla, arriva a Modic che con un tiro cross trova Marcheggiani, appostato in aria. Il numero 32 però di testa non trova la porta. Nel primo tempo alla meglio il vento e le occasioni latitano. Quella più pericolosa per il Livorno arriva al 35esimo con Muscas, che però non trova la porta di testa. In chiusura di frazione ci prova anche il Follonica Gavorrano su azione di calcio d'angolo. Grifoni cerca Regoli, che però non riesce a impattare verso la porta. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo una ventosa prima frazione. Con le immagini passiamo alla ripresa. La prima chance del secondo tempo è per la squadra di Masi, che con la doppia occasione al 53esimo si porta in area. Regoli ci prova prima e poi ancora Marcheggiani, entrambi ribattuti dalla difesa del Livorno. Ancora il Follonica Gavorrano in avanti, Masini scende sulla sinistra e serve Marcheggiani, che calcia verso la porta non riuscendo però a imprimere forza. Dall'altra parte al 69esimo il Livorno con Giordani, che calcia verso la porta in acrobazia, non riesce però a trovare la porta per un tocco. All'80esimo il vantaggio del Follonica Gavorrano è d'antologia. Una bella azione corale parte da destra verso sinistra, la palla arriva a Parlettani che la mette in mezzo per Pino, la sforbiciata e il gol in acrobazia. Pino batte Biagini con un grandissimo gol, favoloso per l'attaccante bianco-rosso-blu. Follonica Gavorrano è in vantaggio all'Armando Picchi di Livorno. Dall'altra parte arriva però il dubbio rigore concesso dall'arbitro al Livorno, con Dierna che viene anche espulso per doppia ammonizione. Cori si presenta dal dischetto e sbaglia calciando centrale. Filippis non blocca e la respinta dell'attaccante forse con una carica va in rete 1-1. Il Follonica Gavorrano ci prova ancora con Origlio dalla distanza, palla però centrale e la mischia finale nell'area del Follonica Gavorrano viene sventata da Filippis con un bel intervento. Livorno e Follonica Gavorrano si dividono così la posta in palio e portano a casa un punto per parte nel ventoso Armando Picchi. 3, 2, 1, go!